Cari ragazzi, cari vincitori delle Olimpiadi della Lingua Italiana, sono con voi affettuosamente, col cuore e con la passione per quello che è lo strumento fondamentale della nostra identità, della rappresentazione e della visione del mondo, cioè la nostra lingua madre. Queste Olimpiadi non sono semplicemente una gara e noi, voi non siete solo i migliori studenti italiani che dimostrano una perfetta competenza della vostra lingua madre, ma sono la testimonianza di come la nostra scuola, soprattutto con la partecipazione crescente da parte della popolazione studentesca, che è arrivata a oltre 25.000 studenti quest'anno, sia consapevole che non dobbiamo difenderla, dobbiamo promuoverla, dobbiamo essere consapevoli che se conosciamo questo strumento, che è il nostro strumento non solo di comunicazione, ma di espressione della nostra identità, dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, saremo più forti. Non avete semplicemente vinto una gara di competenza linguistica, ma avete dimostrato, partecipando, non solo voi, ma anche tutti gli altri 25.000 studenti italiani, che sono quasi il doppio rispetto a quelli che erano i partecipanti dello scorso anno, di quanto la scuola sia consapevole e il Ministero con essa del fatto che la lingua è il principale strumento di affermazione della personalità di ciascun individuo. Giovane, adulto, cittadino maturo. Don Milani diceva che la scuola deve dare la parola, deve dare la lingua a tutti perché quello è il vero strumento di eguaglianza. E noi con questa manifestazione che si inserisce nelle giornate della lingua italiana, e approfitto per ringraziare i colleghi, amici della giuria, il Comune di Firenze e tutte le istituzioni che hanno collaborato con il Ministero dell'Istruzione, siamo orgogliosi, siamo orgogliosi di poter indirizzarvi a un percorso di amore e di passione per quello che forse è lo strumento primario della vostra sensibilità. Buon lavoro!